When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Rialzarsi e riprendere il proprio cammino verso la salvezza. La nuova Ischia vuol mettersi alle spalle la sconfitta arrivata in casa del quarto grado e tornare a far punti dopo settimane poco felici sul piano dei risultati. Non sarà facile, ma intanto Mister Di Meglio può sorridere. In casa nuova Ischia tornano a disposizione due big della rosa, assenti la scorsa settimana per squalifica, Liz Kadam e Davide Trofa. Le buone notizie non si esauriscono qui. Anche Giovanni Calise, superato il problema fisico dell'assillato le scorse settimane, oggi ci sarà. Oltre a Mennella saranno assenti però anche Silvitelli, fermato alla sciatica, il difensore fermo che non ha ancora superato il problema fisico che lo tormenta da un paio di settimane, e Daniel Mazzella. Il talentuoso attaccante ex Pescara e Ischia Solaverde ha realizzato una splendida rete nel derby con il Varano. Poi, in casa del quarto grado, la sua partecipazione alla gara è durata un amen. Dopo poco meno di 20 minuti, Mazzella ha alzato la mano per chiedere la sostituzione. Come accertato in settimana, l'attaccante ha riportato uno stiramento. Assenza pesante in casa nuova Ischia, ma anche la Rocchese di Cerminara dovrà fare a meno di quattro giocatori molto importanti: Niapicco, Dauria, Rocco e Medugno, tutti fuori per infortunio. Sì, sarà una partita molto difficile. Sicuramente la squadra di Cerminara, la Rocchese, perlomeno per quelle che ho viste durante tutto il girone di andata e metà del girone di ritorno, è quella che esprime forse il miglior calcio. Ma sono in una ottima posizione di classifica, per cui cercheranno di arrivare ai playoff. Quindi mi aspetto che verranno qui per fare bottino pieno. Il Varano è atteso la trasferta in casa della Putolana, in programma per domenica mattina. La squadra bianconera non dovrà lasciarsi distrarre dal confronto con la capolista fragolese, in programma nel prossimo weekend. Mister Monti, che al termine della sua allenamento del venerdì ha richiamato a gran voce i suoi ragazzi, dovrà rinunciare agli infortunati Accusso e Manzi, nonché ad Antonino Impagliazzo. L'attaccante non si è allenato in settimana per via di alcuni problemi fisici. Ci sarà il ritorno in campo dopo il turno di squalifica scontato di Lombardi, il quale giocherà in mediana con Esposito e Marano. Ferrari, molto probabilmente, si abbasserà sulla linea di difensori per sostituire Accusso. In settimana i due giovani, Under, Sirabella e Cuomo, hanno risposto presente alla convocazione della rappresentativa. Ennesimo riconoscimento per loro e l'ottima stagione disputata. Anche noi abbiamo bisogno di punti, appunto per cercare di arrivare primi in classifica, battendo la Fragolese anche fra due giornate, e cerchiamo anche noi dei punti importanti. È una squadra molto insidiosa che non dobbiamo prendere sotto gamba, è una squadra che, come diceva il mister, ha degli esterni molto, molto bravi, molto rapidi, ma anche noi sappiamo, il mister ci ha avvisati come dobbiamo controbatterli.